Non mi dai C'è una putti. Shoah napoletana poco conosciuta e quasi per niente raccontata, storie di ebrei fascisti ripudiati dal governo e dal partito dopo il decreto regio del 21 novembre del 1938 che recita: non possono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista i cittadini italiani che, a norma della disposizione di legge, sono considerati di razza ebraica. Storie di uomini e donne. Il giornalista napoletano Nico Pirozzi ha voluto ricordare una pagina di storia intrisa di sangue e di dolore, i cui risvolti lasciano ancora oggi increduli. Il titolo del libro è Traditi, vanta la prefazione di Enrico De Aglio ed è stato presentato presso la Casina Vanvitelliana del Lago Fusaro dal professor Antonio Alosco del Sor Orsola Benincasa e da Clementina Gilli dell'Università Federico II. L'evento, moderato dal giornalista Antonello Perillo e preceduto dall'intervento del sindaco di Bacoli Ermanno Schiano, è stato organizzato dal Comune di Bacoli e dall'Associazione Libera Italiana con il patrocinio morale della provincia di Napoli. Per Pirozzi questo libro è un modo per far luce tra le ombre di una storia terribile. La storia della Shoah napoletana, che, come ho spesso avuto modo di dire, rappresenta un po' un paradosso della storia, perché per il semplice fatto che non avrebbe mai dovuto manifestarsi, in quanto Napoli fu liberata dai tedeschi 16 giorni prima della prima retata in Italia di ebrei.